Allora, intanto appunto vorrei riprendere dal punto in cui abbiamo lasciato la prima parte della mattinata, quindi dalle prospettive che questo strumento appunto rinnovato ci può offrire, e quindi siamo anche contenti di aver invitato e che abbiano accettato di partecipare a questa tavola rotonda sia dei referenti che ci hanno ispirato a immaginare e progettare il network fin dall'inizio, e quindi l'idea proprio di condividere dei dati aperti e di avere uno strumento così potenzialmente utile a tante attività, sia nel mondo della ricerca, sia nel mondo della gestione e la tutela di aree protette, sia anche dei semplici cittadini, di chi vuole avere una conoscenza più approfondita delle specie e del loro stato di conservazione. Infatti a questa tavola rotonda partecipano sia referenti del mondo appunto delle aree protette. La dottoressa Bonella ci farà un po' un quadro delle possibili utilizzi, dei contributi che può anche il suo ente, ognuno di loro poi con gli enti che rappresentano, il contributo che può dare in termini di dati, suggerimenti, di proposte anche per migliorare, perché chiaramente è uno strumento che va da sé, come la conoscenza e come le conoscenze informatiche si evolvono, anche il network della Nazionale della Biodiversità andrà avanti e si evolverà avendo sempre più funzionalità e utilizzi sono necessari. I rappresentanti poi del mondo anche di questa citizen science, che è stata molto nominata nel corso della prima parte, ci sono diversi aspetti, c'è chi ha fatto dei progetti live molto interessanti in passato, chi ancora se ne occupa, addirittura abbiamo il presidente dell'Associazione Europea di Citizen Science, Andrea Sforzi, che comunque membro del board. Però vorrei che anche Andrea parlasse del mondo del museo, che è un'altra fetta molto interessante di patrimonio di dati sulla biodiversità, che deve entrare a dialogare con il network. E quindi insomma tante sfaccettature e tanti aspetti molto da affrontare, molto interessanti. Partirei però con colui che ha dato un enorme contributo anche all'aumento del numero di dati. Abbiamo visto prima i numeri che ci ha dato Christian, il dottor Spina, che ha tutta una serie di informazioni sugli uccelli che trae attraverso il centro di inanellamento degli uccelli dell'avifauna, e quindi cedo volentieri la parola a lui e alla sua presentazione.